amici, ben ritrovati nella mia cucina. Oggi andiamo a preparare la pizza. È venerdì mattina, sono le 8:30 e inizio a preparare l'impasto a lunga lievitazione. Nella mia playlist del canale troverete già un impasto di pizza a lunga lievitazione, però questa volta primo utilizzerò le mani, cioè lo farò a mano, poi utilizzerò ancora meno lievito. Voglio provare quest'altra ricetta che è molto molto buona. Utilizzerò la farina di farro perché è quella che io posso mangiare, però occorre una farina di media forza. Anche la farina di farro che utilizzerò è una farina di media forza, quindi potete usarla benissimo, il risultato sarà comunque eccellente. Poi la cottura la andremo a fare domani sera nel forno Ferrari. Quindi vediamo gli ingredienti e come prepararla. Allora amici, la farina, un chilo di farina, questa è quella che uso io di farro macinata a pietra. Poi occorre 700 ml di acqua, 2 g di lievito di birra, io uso questo qua Mastro Fornaio, 25 g di sale, un cucchiaino di zucchero e la semola quando basta, una ciotola, e adesso cominciamo. Allora amici, 680 ml di acqua, il resto va utilizzato dopo con il lievito. Allora, la prima cosa da fare è fare in modo che la farina assorbi l'acqua, ma non deve essere proprio un impasto. Adesso vi faccio vedere. Iniziamo a impastare. Facciamo in modo che la farina assorbi l'acqua, ma deve essere un impasto molto grossolano. Iniziate piano piano. Ecco qua amici, vedete? Deve solo assorbire, deve essere bello a pezzi, vedete? Non lavorato, solo assorbire l'acqua. Adesso ci puliamo le mani. Questo si chiama un pre-impasto. Acqua e farina. Adesso lo andiamo a coprire con un cannovaccio, lo lasciamo riposare un'ora e poi continuiamo con la ricetta. Amici, eccomi, l'ora è passata, ecco qua l'impasto. Allora, nell'acqua che abbiamo messo da parte prima, ho sciolto il lievito con un cucchiaino di zucchero. Adesso lo andiamo a versare dentro e adesso cominciamo a impastare per bene. Lasciamo assorbire tutto, non vi spaventate della morbidezza dell'impasto, perché è così che deve essere. Lasciamo assorbire tutto per bene e impastiamo il tutto. Ora deve diventare davvero un bel impasto. Potete impastare su un piano da lavoro, io lo lascio qui perché poi comunque deve riposare. Quindi man mano, fino all'ultima lievitazione, lo lascio qua e mi aiuto con le mani facendo dal basso verso l'alto, vedete? Dal basso verso l'alto. Lavoratelo così ancora un po', poi lo ricopriamo e lasciamo riposare per altri 10 minuti. Dopo uniamo il sale.
Vedete com'è bello? A tra poco. Sono trascorsi 10 minuti e per ultimo andiamo a unire il sale. Grammi. In descrizione comunque trovate tutte le dosi. Guardate com'è bello questo impasto già. Ora va assorbito per bene il sale. Deve essere così, non vi lasciate spaventare dal fatto che sia appiccicoso. Andiamo a fare le nostre pieghe, io le faccio già dentro la ciotola, vedete? Dal basso verso l'alto e giro, vedete? Dal basso verso l'alto e giro. Facciamo così per un bel po', circa 11 minuti, anche di meno, va. Tempo che si assorbe tutto per bene il sale. Vedete, dal basso verso l'alto e girate, basso verso l'alto e girate, vedete? A questo punto lo ricoprite, lasciamo riposare per altri 15 minuti, poi lo riprendiamo qualche altra piega e vi spiego il continuo. Eccoci qui amici, sono trascorsi gli altri 15 minuti, adesso trasferisco il nostro impasto sulla spianatoia bello, è già molto più elastico. Sono bagnato un pochino le mani e adesso andiamo a fare altre pieghe. Guardate, vi potete aiutare anche con la spatolina, l'impasto è molto più elastico, dal basso verso l'altro, lo riprendiamo. Vedete? Il gattino, amici, ho il gattino con la tosse, se avete sentito qualche versetto, c'ha la tosse, vedete adesso com'è bello elastico, non si appiccica più. Andiamo a fare queste nostre belle pieghe. Guardate com'è bello. Bellissimo, un bellissimo impasto. Vedete, non si appiccica più. Lavoratelo un po' così, facendo delle pieghe.
Ok. Vedi, già fa le bolle, che bello. È un po' lungo il procedimento di questa ricetta, però vi assicuro che ne vale la pena. Poi a me piace impastare, cucinare, quindi. E poi la pizza fatta in casa, ragazzi, a meno che non andate a mangiare a Napoli, che è il numero uno. Non che la pizza non sia buona nella mia città, però come la fanno là lo sappiamo tutti. Quindi preferisco farla in casa. Ok, fatto. Adesso lo vado a chiudere. Questo modo qua. Guardate. Applicate dei cerchietti. Adesso lo vado a mettere in una ciotola. Guardate che bello. Una ciotola pulita. E lo lasciamo con la pellicola coperta sopra per 2 ore a temperatura ambiente. Dopo 2 ore trascorse lo posiamo nel frigo. Mettetelo nel frigo e deve stare tutto il giorno, tutta la notte fino a domani mattina. Domani mattina lo riprendiamo e vi faccio vedere. Guardate che bello, vi voglio far vedere una cosa. Guardate qui, fa già le bolle. Vedete? Guardate la bolla qui. Eccola qui, vedete? Ok? A domani! Buongiorno amici, oggi è sabato, il giorno dopo che abbiamo preparato l'impasto, ho tirato fuori la pizza dal frigo, sono le ore 9 e adesso... Eccolo qua, guardate che bello. Meraviglia. Adesso lo vado a mettere sulla spianatoia. Guardate qui che meraviglia. Guardate che bello. Lo tiro fuori. Guardate quanto è bello. Mi bagno un po' le mani. Iniziamo a fare delle pieghe. Guardate qua, che bello. Una meraviglia, super soffice. Guardate, non appiccica per niente. Fate un pochino di pieghe, poi lo mettiamo di nuovo nella ciotola, lo ricopriamo con la carta trasparente e lo lasciamo fino al pomeriggio, verso le 3,
andiamo a formare i panetti e vi faccio vedere poi il continuo. Guarda che meraviglia, ecco qua, guardate qua quanto è bello. In ciotola, copriamo e ci vediamo più tardi. Amici, ecco qua, questo è il contenitore, quello proprio adatto per mettere i panetti di pizza. Adesso sono le 3 del pomeriggio, sempre del sabato. Semola, andiamo a spolverizzare tutto il nostro contenitore. E qui andiamo ad adagiare i nostri panetti, dopo li copriamo con il coperchio e lieviteranno fino a stasera quando prepareremo le nostre pizze. Ecco qua, lo metto da parte. Prendo la bilancia. Il nostro magnifico impasto, guardate, bolle bolle bolle, la semola è qui e cominciamo a fare i nostri panetti. Amici, guardate qui quanto è bello questo impasto elastico, lievitato, bolloso, perché fa le bolle anche se voi non le riuscite a vedere da lì. Ecco qua, un po' di semola, guardate qua, la meraviglia, troppo bello, ci vuole il tempo ma ne vale veramente la pena, guardate che meraviglia. Continuo a fare qualche piega prima di dividere i panetti. Meraviglioso. Dopo un po' che fate le pieghe, vedete, poi non appiccica più. Tante bollicine. Tante belle pieghe. Ok, ci siamo. Ultima. Ecco qua. Qui adesso con questa, un po' di semola, andiamo a ricavare dei panetti da 270 grammi. A posto, facciamo questo qua, un pochino di semola, vedete amici,
andiamo a piegare, vedete, fate così. Guardate, lo vedete la bolla? Poi lo chiudete sotto e girate bene, vedete, con i palmi della mano andate a formare la chiusura sotto. Eccolo qua, lo adagiamo dentro il contenitore che vi ho detto, finisco di fare tutti gli altri e li lasciate lievitare fino a stasera, cioè la sera che poi farete le pizze. Dopo vi farò vedere come stenderle e come cuocerle nel fornetto Ferrari. Eccoci pronti amici, il nostro panetto, piano piano con le mani andiamo ad allargare. Sempre con la semola. Eccolo qua, vedete? Adesso lo andiamo a condire come più ci piace e vi faccio vedere la cottura nel forno Ferrari. Cari amici, ecco qui il mio forno Ferrari. Allora, io non ho nessuna collaborazione, l'ho comprato e lo uso per fare la mia pizza, eccolo qua, vedete? Allora, adesso lo accendo, deve riscaldare un po', questa è la rotella dei minuti, vedete, 5 minuti. Questo è per riscaldare, va messo a 3 per riscaldare la pietra, lo lascio un buon 7-8 minuti a riscaldare e poi cuociamo la nostra pizza.